Buon pomeriggio e buon martedì 23 marzo 2021, in fase di registrazione quasi alle ore 15:30 appunto di quest'oggi. E come ogni martedì parliamo in maniera consueta di Monday Night Raw, puntata post pay per view Fastlane 2021. Come vedete anche dall'immagine di videocopertina, la protagonista, il culmine della puntata ovviamente era dettata sul debutto ufficiale di Rhea Ripley, che è stata ovviamente superstar da grande valore prima di NXT Gran Bretagna e poi ad NXT. Puntata che si apre già col campione WWE Bobby Lashley che affronta in compagnia dell'Art Business Sheamus. A vincere lo stesso Bobby Lashley. Al termine poi Alexander e Benjamin tirano fuori dal ring, Sheamus iniziano a picchiarlo, ma allo stesso tempo arriva Drew McIntyre in suo soccorso, lancia i due membri dell'Art Business contro le barricate e poi inizia un lungo faccia a faccia con il campione Bobby Lashley. Drew McIntyre entra dentro al quadrato e continua il face-off con MVP che deve mettersi in mezzo tra i due per evitare che gli stessi vadano già alle mani prima ovviamente della loro sfida in quel di WrestleMania. Infatti lo stesso MVP dice a Bobby: aspetta WrestleMania, allora vi potrete, diciamo, macellare uno con l'altro. Mentre McIntyre lo sfida a colpirlo tenendo le braccia dietro la schiena. Alla fine ad averla meglio è lo stesso MVP. Quindi niente rissa, ma presumiamo che tra Bobby e Drew una sorta di rissa dovrebbe avvenire, diciamo, o settimana prossima o chissà magari nella firma del contratto che dovrebbe avvenire come ogni match massimo titolato a WrestleMania. Nel backstage Bobby Lashley si arrabbia con Alexander e Benjamin perché era un match singolo, ma loro si sono messi in mezzo alla questione. MVP afferma che è stato un imbarazzo per il campione perché sembra che non sia in grado di vincere un match da solo. E quindi MVP di tutta risposta dice ai due ex campioni di coppia che devono capire cos'è meglio per la squadra in questo momento, se effettivamente Cedric Sheldon Benjamin o il campione Bobby Lashley. Asuka contro Peyton Royce, uno contro uno, non titolato, vede la vittoria di Asuka, ma attenzione perché subito dopo la vittoria della nipponica arriva Rhea Ripley, l'ex campionessa NXT, debutta nello show rosso andando faccia a faccia con la campionessa e sfidandola apertamente per WrestleMania, infatti proprio Asuka accetta. Quindi appunto, Rhea Ripley ed Asuka verranno alle mani per la difesa del massimo alloro femminile di Raw detenuto da Asuka a WrestleMania. E dopo, sapete, andremo a fare una ricapitolazione di quanti sono al momento le contese per WrestleMania, che ricordiamo, quest'anno come lo scorso anno è diviso in due serate, ma quest'anno si presume all'80-90% al tutto live, mentre l'anno scorso, diciamo, gran parte se non quasi tutto lo show fu preregistrato. Adam Pearce incontra al backstage Drew McIntyre e gli dice direttamente che se sarà in grado di battere in un handicap 2 contro 1 Benjamin Alexander, permetterà che tra lui e Bobby non ci sia alcuna interferenza a WrestleMania. Miz TV, interrotta ad un certo punto, interrotti The Miz e John Morrison da Jeff Hardy. The Miz sfida Jeff Hardy e vince lo stesso The Miz, ma il colpo di scena che arriva subito dopo è Bad Bunny che colpisce The Miz alla schiena con una chitarra.
Finalmente De Miz ha la risposta che aspettava già da tempo, ovvero Bad Bunny, famoso rapper americano, accetta la sfida per WrestleMania contro The Miz. AJ Styles con l'assistenza di Omos contro Kofi Kingston, con l'assistenza di Xavier Woods, vede la vittoria di Kofi Kingston. Però nel backstage troviamo un Sheamus frustrato, ovviamente non solo per la sconfitta nella puntata da lunedì sera di Roma, ma anche per quanto successo a Fastlane contro Drew McIntyre. E quindi preso dal nervoso, diciamo che spiazza in due il monopattino elettrico di Matt Riddle, che ricordiamo è campione degli Stati Uniti, che ha difeso con successo la cintura contro Mustafa Ali a Fastlane nel pre-show, e ricordiamo anche appunto che la stessa Retribution ormai ha raggiunto il culmine, nel senso che si è disciolta con tradimento dei vari componenti nei confronti di Mustafa Ali, anche perché insomma lo stesso Mustafa Ali si è comportato non molto bene con gli stessi. Apro parentesi, ad un certo punto mentre guardavo Raw avevo pensato, e chissà però che non venga fatta questa cosa, di una possibile sfida 2 contro 2 tra Drew McIntyre e Sheamus contro Shelton Benjamin e Cedric Alexander. Drew McIntyre, che poi è riuscito a battere l'Art Business. E quindi nessuna interferenza, sarà una sfida ovviamente tra acerrimi rivali, quella tra Bobby Lashley e McIntyre a WrestleMania. E ovviamente Lashley manda delle avvisaglie agli altri dicendo che se vogliono un'opportunità devono mettere fuori gioco McIntyre prima di WrestleMania. Quindi ora ecco, bisogna capire se magari un'altra opzione può essere quella di mettere nelle ultime due puntate prima di WrestleMania magari svariati atleti contro Drew McIntyre, diciamo come prova, anche se in realtà non ci sarebbe bisogno, ma staremo a vedere. Poi Shayna Baszler e Nia Jax, un'assistenza ormai del Tanghito Reginald con Mandy Rose e Dana Brooke, a vincere sono Shayna Baszler e Nia Jax. Intanto Alexa Bliss si prepara sempre con i suoi soliti giochetti psicologici nei confronti di Randy Orton. E poi altro trio serale tra Elias, Jackson Ryker e Shane McMahon, è ennesima sfida, la seconda di fila per Braun Strowman dopo quella di Fastlane contro Elias, ma anche questa volta Braun Strowman, come ha fatto qualche altro atleta, propone e fa la domanda tanto aspettate, gli dice Shane, io ti sfido per un match a WrestleMania, lo stesso Shane accetta. Però ricordiamo che Shane McMahon, o Mac, al momento in chiave di racconto, si sta prendendo abbastanza a gioco di Braun Strowman chiamandolo stupido, anche perché a Fastlane aveva anche la maglietta Stupid Express. Poi Randy Orton summons The Fiend, questo segmento, diciamo così, che è più, potremmo dire, una cosa scenografica, anche se alla fine Randy Orton si presenta con il mezzo potente, quella la tanica di benzina, perché vorrebbe ridare fuoco a The Fiend, ma alla fine The Fiend questa volta non si fa bruciacchiare da Randy, ma c'è la Mandible Claw e la Sister Abigail, quindi
Insomma, che cosa possiamo dire? Certo, magari si presume che a livello di ascolti non sia una puntata dal 1.800.000, 1.900.000, nel senso che magari e io dico anche che comunque c'era bisogno di questo tipo di puntata. È ovvio, magari adesso che dalla prossima puntata fino a poi l'ultima ancora prima di WrestleMania bisognerà mettere il tutto sotto un bell'aspetto, cioè nel senso di dare comunque delle puntate di anteprima di WrestleMania degne, non che questa non lo sia stata, però. Poi, insomma, magari mettiamoci ovviamente il fatto che anche se non ci sono più i live show, se non si viaggia più, quindi si rimane lì al Thunderdome per gli show, è ovvio. Poi, diciamo, se un atleta non abita nella zona, diciamo, ritorna a casa, questo è ovvio. Però dicevo, siamo appunto ad una puntata 24 ore dopo il pay per view, quindi magari si può anche capire, io comprendo, quindi insomma, anche se ho detto magari a livello di qualità è stata una discreta puntata, più o meno a livello della sufficienza, e beh, arriveremo alle belle cose. Come arriveremo anche a WrestleMania, a me non mi resta quindi che salutarvi e penso e presumo che chi aspettava soprattutto il debutto di Rhea Ripley ha avuto magari la risposta che cercava, anche perché con questo voglio dare la notizia che penso chi segue come me in maniera assidua notizie show avrà letto che Charlotte Flair, quindi che non si vede da un po' negli show, è per via non delle varie dicerie che c'erano in giro, ma perché è risultata positiva al coronavirus, quindi è in fase di guarigione. Per questo anche io, seppur da lontanissimo, auguro a Charlotte una pronta guarigione. Noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti, che sapete sono NXT SmackDown, quindi buon proseguimento, mi raccomando, sempre in gambola, ciao!